Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 115, 2 giugno 1905. Questa mattina il benedetto Gesù nel venire mi ha detto: Figlia mia, la pazienza è l'alimento della perseveranza, perché la pazienza tiene a posto le passioni e corrobora tutte le virtù. E ricevendo le virtù dalla pazienza, l'attitudine della vita continua. Non sentono la stanchezza che produce l'incostanza, tanto facile alla creatura. Quindi, se l'anima si abbatte, se è mortificata o umiliata, quindi nell'anima si abbatte, se è mortificata o umiliata, perché subito la pazienza le somministra l'alimento necessario e vi forma un nodo più forte e stabile di perseveranza. Né si è consolata e innalzata, si spinge troppo, perché la pazienza, alimentando la perseveranza, si contiene nella moderazione senza uscire dai suoi limiti. Oltre di ciò, siccome la pazienza è alimento, e fino a tanto che una persona si alimenta, si può dire che tiene vita, non è morta. Così l'anima, fino a tanto che terrà la pazienza, godrà la vita della perseveranza. Capitolo 116, 5 giugno 1905. Questa mattina nel venire il benedetto Gesù mi ha detto: Figlia mia, le croci, le mortificazioni sono altrettante fonti battesimali e qualunque specie di croce che va intinta nel pensiero della mia passione vi perde la metà dell'asprezza e vi diminuisce la metà del peso. E come lampo è scomparso. Onde io sono restata facendo certe adorazioni e riparazioni nel mio interno e di nuovo è ritornato e soggiunto. Quale non è la mia consolazione nel vedere rifatto in te ciò che la mia umanità fece tanti secoli innanzi. Perché qualunque cosa che io determinai che ciascuna anima facesse, fu fatta prima nella mia umanità, e
E se l'anima mi corrisponde, ciò che io feci per essa lo rifà di nuovo in se stessa. Se poi no, resta fatto solo in me stesso. Ed io ne provo un'amarezza inesprimibile. Capitolo 117, 23 giugno 1905. Continuando il mio solito stato, stavo pensando come morì Gesù Cristo e che lui non poteva in nessun modo temere la morte, perché stando così unito con la divinità, anzi trasmutato, già si trovava sicuro come uno nel suo proprio palazzo. Ma per l'anima, oh quanto è diverso, mentre questi ed altri spropositi pensavo, il benedetto Gesù è venuto e mi ha detto: figlia mia, chi sta unito con la mia umanità già si trova alla porta della mia divinità, perché la mia umanità è specchio all'anima da cui riverbera la divinità in essa. Chi si trova ai riverberi di questo specchio si intende che tutto il suo essere è trasmutato in amore. Perché, figlia mia, tutto ciò che dalla creatura esce, anche il movimento degli occhi, delle labbra, il muovere dei pensieri e tutto il resto, tutto dovrebbe essere amore fatto per amore. Perché essendo il mio essere tutto amore, dove trovo amore assorbisco tutto in me, e l'anima vi dimora in me sicura come uno nel suo proprio palazzo. Dunque, qual timore può avere l'anima nel suo morire di venire a me, se già si trova in me? Bene, il primo brano che abbiamo letto ci ricorda una verità, ecco, che la Santa e Divina Maria Fatima, ecco, che io so in un breve aforisma: la pazienza ci porta in cielo. Le virtù certamente sono tutte quante importanti, però, come si capisce anche dagli scritti, ce ne sono alcune che hanno, come dire, una funzione particolarmente importante, nel senso che sono anche da base e da sostegno a loro volta per altre importantissime Gesù e virtù. La pazienza è la capacità di portare con amore le sofferenze e le croci, da qualunque parte essi vengono. Potremmo anche chiamarla la capacità di sopportazione. Ecco, e siccome le croci e le sofferenze sono tante e c'è molto da sopportare, non solo le persone moleste, ma c'è da portare e da sopportare umiliazioni, mortificazioni provenienti dal prossimo, provenienti dalle vicende della vita, provenienti dalla scoperta o dalla presa di coscienza di qualche nostro peccato, a volte ancora di più la presa di coscienza di errori fatti in buona fede, eccetera. Sopportare noi stessi non è meno faticoso a volte che sopportare gli altri, ecco, o sopportare con amore croci e tribolazioni. E allora si capisce che, siccome la perseveranza è una virtù trasversale che consente di andare avanti, nonostante il logorio del tempo, ecco, perché, vabbè, prendo una mortificazione oggi, pazienza, si dice, no? Poi domani, poi dopodomani, poi dopodomani, poi dopodomani. Se non ci fosse la pazienza che abbiamo subito, che la perseveranza verrebbe subito scardinata. Perché se uno dice adesso basta, ci andiamo a dimenticare la perseveranza. La mandiamo a farsi friggere, si dice, dalle mie parti. E quindi la pazienza tiene a posto molte passioni, l'ira soprattutto, ma anche la superbia, brutte passioni,
E le spie, diciamo così, buone della presenza, della pazienza, sono queste. Sei stato mortificato, umiliato? Non ti abbatti. Incassi. Incassi senza abbatterti. E io oserei anche dire, siccome tutte le umiliazioni e le mortificazioni fossero anche quelle provenienti dai difetti altrui, sono sempre da Dio permesse. La pazienza fa incassare il colpo, ecco. E la sapienza fa comprendere il senso di quella mortificazione, perché se quella mortificazione Dio l'ha permessa, c'era qualcosa che in te deve essere corretto, deve crescere, deve essere fortificato. C'è qualcosa, sicuro. Perché le mortificazioni sono tutte quante, e le umiliazioni sono tutte ottime medicine. Quindi quando noi veniamo mortificati, non dobbiamo guardare il difetto di chi ci ha mortificato, anche se c'è. Ma soprannaturalmente parlando, noi dobbiamo prendere quella cosa dalle mani di Dio e chiederci: bene, come mai il Signore ha permesso questa mortificazione nella mia esistenza? Non è tanto difficile rispondere a questa domanda se si acquisisce un buono spirito di introspezione e si è capaci, ecco, di interrogarsi nel profondo con sincerità. Questo è il requisito fondamentale per crescere, ecco, nella santità. Similmente, l'anima paziente, se è consolata o innalzata, non si spinge troppo, dice Gesù. Non si gasa, potremmo dire col linguaggio più, non si esalta, ecco. E questo è interessante. Dipende anche questo dalla pazienza, perché la pazienza, dice Gesù, alimentando la perseveranza, si contiene nella moderazione, senza uscire dai suoi limiti. Quindi c'è anche la temperanza. Quando si riceve una consolazione, bisogna sempre pensare. Non bisogna mai pensare: questa consolazione me la sono meritata. Assolutamente. Bisogna riceverla come un gesto, come una carezza, come un dono gratuito da parte del cielo, non dovuto. E così, quando si ricevono innalzamenti, quindi riconoscimenti, non mortificazioni ma gratificazioni, non ci si esalta, appunto, ma si rimane tranquilli. Queste sono, come dire, anzitutto analisi che noi dobbiamo fare dentro di noi, no? Insomma, che facciamo, ci psicoanalizziamo, non si tratta di psicoanalizzarsi. Però la vita interiore richiede osservazione, richiede vigilanza. Quindi, come reagisci alla mortificazione, all'umiliazione? Ti abbatti profondamente? E qui la pazienza è poca. Ti esalti molto per le lodi, per le gratificazioni? Oppure ti crogioli molto, desiderando consolazione su consolazioni? Ecco, pazienza è poca. E se pazienza è poca, perseveranza sarà scarsa e costanza sarà scarsa. E lo sappiamo che senza questo intreccio, insomma, fondamentale, attenzione che anche la pazienza
Dice San Tommaso, è una parte integrante della virtù cardinale della fortezza, così come la perseveranza, no? Dobbiamo immaginare queste virtù cardinali, sono come un intreccio, ecco, di virtù che sono con esse, come dire, intimamente connesse, oppure appunto, come dice San Tommaso, proprio parti, cioè che se ne manca una, vanno a scricchiolare tutte quante. E le virtù cardinali sono tutte fondamentalissime, ecco, per la vita di santità. Ecco. Per incassare bisogna essere forti, cioè un pugile che sta sul ring, non deve essere soltanto bravo a darle, deve essere pure bravo a prenderle, nel senso che deve incassare, perché è impossibile che in tutto quanto un match tu non prendi qualche mazzata. La prendi sicuro. Quindi non è solo quelle che dai, bisogna anche vedere come incassi, perché se ti arriva un destro e tu vai subito KO, hai perso. Quindi capiamo, no, come il combattimento spirituale. Ecco, adesso le croci e le mortificazioni, proposito di pazienza, no? Secondo brano, sono fonti battesimali. Bellissimo, no? È questo quello che stavo dicendo prima, cioè c'è una morte da cui deve nascere una risurrezione. Che cosa è il fonte battesimale? Il fonte battesimale avviene una morte e una risurrezione, San Paolo spiega benissimo. Muore l'uomo vecchio e risorge l'uomo nuovo. Vengono cancellati i peccati e vengono infuse le virtù. Quindi una mortificazione, una croce nella mente di Dio, cosa ti viene a fare? Per distruggere alcuni peccati e far nascere alcune virtù. Questo proprio, cioè l'unica croce che non è servita al diretto interessato, ma solo agli altri, è la croce di nostro Signore Gesù Cristo. E a fianco a quella la concroce, mi si perdoni questo termine neurologistico un po' improvvisato, della Madonna, le sofferenze sue. Ma tutte quante le nostre sofferenze, almeno un pochino, servono anzitutto a noi stessi. Nella lettera agli ebrei si legge chiarissimamente: per la vostra correzione che voi soffrite, Dio vi tratta come figli, e qual è il figlio che non è corretto dal padre? Quindi, fonti battesimali. È chiaro che nel fonte battesimale noi oggi non ci rendiamo conto, no? Ma anticamente i fonti battesimali si vedono, per esempio, se ne hanno ritrovato uno nella casa di San Giuseppe a Nazareth, mi ricordo, si vede benissimo. Oggi noi, certamente il battesimo dei bambini è bene farlo per infusione e tante altre cose, no? Ma anticamente c'era questa prassi, questa è storicamente provata, del battesimo per immersione. Cioè tu scendevi sti 7 gradini e eri completamente sommerso dall'acqua, quindi anche se per poco, come dire, facevi proprio l'esperienza, insomma, se uno muore annegato, cioè, morire annegato è una bella cosa, insomma, no? Ecco, c'era questo segno, e ovviamente questo è un segno non ad validitatem sacramenti, no? È un segno esterno, un segno esplicativo. Quindi il battesimo, l'acqua deve andare sulla testa, fondamentalmente, no? Ecco, bisogna fare, se battezzano i bambini, a volte, insomma, con qualche, insomma, leggerezza di troppo, si fa il bagnetto dappertutto tranne che sulla testa, così, insomma. Insorgono dubbi sulla validità del sacramento, no? Quindi non si tratta del. Però era un segno esplicativo forte, cioè c'è una morte e una risurrezione, come dice San Paolo, appunto. Nel battesimo è stato sepolto in Cristo, che è morto il nostro uomo vecchio, l'uomo che si corrompe dietro le passioni, e risorge con Cristo risorto l'uomo nuovo. Questo tutti i giorni veniamo battezzati. Tante fonti battesimali, dice Gesù. E certo, non è bello, non è divertente subire queste cose, ma è indispensabile. Cioè, noi dobbiamo. Questo discorso della croce, tanto più volte lo facciamo e più volte ci sfracelliamo contro, perché a nessuno di noi piace questo discorso. Però Nostro Signore non si fa nessuna remora, ecco, nel mandare le croci, le croci, le croci, perché sa che sono necessarie per noi. Non c'è altro mezzo adesso per essere
liberati dalle nostre passioni e proiettati nella vita santa. Se ci fosse, il Signore lo userebbe, ma nella condizione in cui ci troviamo, altro mezzo non c'è. Quindi, come facciamo a lenire un pochettino ste croci? Gesù ci dice: intingere nel pensiero della mia passione, così perderà la croce la metà dell'asprezza e vi diminuisce la metà del peso. Ecco, quindi, ecco perché è così importante tenere spesso lo sguardo fisso nella passione di Gesù. No? Qualcuno da umiliato, da mortificato, beh, insomma, se tu ti ricordi che a Gesù gli hanno sputato in faccia, in bocca, insomma, dici, vabbè, a me mi è andata un po' meglio, insomma, quindi andiamo avanti, ecco, senza farne una tragedia, no? Ecco, poi Gesù ci ricorda questa bella cosa, che ogni volta che noi corrispondiamo alla grazia, facciamo, come dire, rivivere Gesù in noi, cioè ciò che lui ha fatto per tutte le anime, dice, di bene quando era sulla terra, rivive nell'anima che le corrisponde nel tempo. Qualunque cosa che io determinai che ciascun'anima facesse, dice Gesù, fu fatta prima nella mia umanità. E non solo tutto quanto il bene, no, ma sappiamo che lui ci ha rifatto anche tutti quanti gli atti nella divina volontà che noi non abbiamo compiuto e che possiamo andarli a prendere e farli nostri, no? Però immaginiamo, insomma, la gioia, no? Quindi Gesù è contentissimo. Quale non è la mia consolazione nel vedere rifatto in te ciò che la mia umanità fece tanti secoli innanzi? E che succede? E se l'anima non corrisponde, questa cosa rimane fatta solo in se stessa. Quindi immaginiamo, mettiamo un nome e cognome, no? Mettiamo quello che dovevo fare io. Gesù l'ha già tutto fatto. Ogni volta che io non lo faccio, quello che Gesù ha fatto rimane soltanto a lui. Perché non arriva il suo compimento in me. E Gesù se ne resterà solo, resta fatto solo in me stesso, ed io ne provo un'amarezza inesprimibile, terribile questa cosa qui. Bene, l'ultimo capitoletto parla dell'importanza dell'unione con l'umanità di Gesù. Noi dobbiamo sempre ritornare, l'umanità di Gesù è proprio il punto cardine, come dicevano i padri della Chiesa, caro cardo salutis, la carne è il cardine della salvezza, perché è il punto di raccordo e di collegamento immediato e diretto, anche se appunto mediato dalla stessa umanità di Gesù, con la divinità. Luisa dice, sì, certo, Gesù ha fatto una morte orrenda, però lui non poteva in nessun modo temere la morte, no? Perché stava unito con la divinità. Ecco, questa è una cosa certamente vera. Cioè, allora, Gesù ha fatto una morte orrenda, d'accordo? Orrenda, e atroce, allucinante, ecco. E vissuta in tutta quanta la sua asprezza e, insomma, come nessuno di noi può rendersi conto. Però certamente Gesù non poteva ignorare, d'accordo, quello che c'era dopo la morte, perché lui lo sa, d'accordo? Quindi, fermo restando che questo non toglie assolutamente nulla alla drammaticità della morte di Gesù e alla sua indicibile asprezza, però insomma è anche vero che ha sofferto enormemente sulla croce, ma lui stesso dice: noi non guardavo le sofferenze, ma guardavo ai frutti di queste sofferenze. Certo, frutti di queste sofferenze che lui poteva conoscere, certo, insieme a questa conoscenza purtroppo è quella ben più aspra dell'inutilità delle sue sofferenze per molti, no? Ecco, però poteva certamente trarre almeno un pochino di consolazione all'utilità e alla salvezza che le sue sofferenze avrebbero provocato per altrettanti molti, insomma. E questo non come facciamo noi, cioè se a me viene una croce io devo fare un atto di fede, perché io non vedo, come dire, chiaramissimamente il bene che quella croce produrrà in me fuori di me.
So senza dubbio che ce l'abbiamo appena meditato, no? Ma non lo vedo. Quindi per noi c'è l'orizzonte della fede, questo per Gesù non c'era, Gesù la fede non ce l'aveva, ecco, come dice San Tommaso d'Aquino, non aveva la fede, non può avere la fede il figlio di Dio fatto carne, no? E, ecco, quindi certo c'è un abisso tra noi, però Gesù corregge un pochino, dice aspetta, sì, è vero. Quindi tu non sei Dio come me, quindi non puoi avere questa consolazione. Però se stai unito con la mia umanità, il discorso cambia, perché ti trovi alla porta della divinità. E quindi avviene una graduale trasmutazione di tutto l'essere nell'amore. E quindi se tu ti trovi già in Gesù, che timore puoi avere della morte? Com'è la prova che ci si prova? Qual è anche qui la prova che ci troviamo bene in Gesù? Figlia mia, tutto ciò che dalla creatura esce, anche il movimento degli occhi, delle labbra, il muovere dei pensieri e tutto il resto, tutto dovrebbe essere amore e fatto per amore. Perché essendo il mio essere tutto amore, dove trovo amore, assorbisco tutto in me. E l'anima vi dimora in me sicura come in un suo proprio palazzo. Questa è la scienza sublime della Madonna, che come Gesù è tutto amore. E anche qui ogni santo e benedetto giorno noi dobbiamo fare una grande conversione, no? Non dobbiamo mai farci prendere la depressione. Io penso sempre questo, perché quando si meditano questi scritti, quindi la perfezione veramente assoluta che Gesù e Maria hanno vissuto e che ci propongono come un obiettivo possibile, mi raccomando, pensiamo sempre a questo, non dobbiamo mai pensare a queste cose come impossibili. Cioè io devo crederci che può arrivare un giorno, benedetto, non so quando, che il movimento dei miei occhi, delle mie labbra e anche il muovere dei miei pensieri, tutto, sia amore. Ci devo credere. Ci dobbiamo credere. Altrimenti qui sono tutte chiacchiere. Certo che... È anche vero che vedendo tante cose, cioè se uno impara un pochino di introspezione, cioè il processo di santificazione di un'anima è un mezzo miracolo, nel senso che è graduale, è lungo, passa per tante situazioni, quindi non bisogna farsi prendere. Ogni giorno bisogna ricominciare a scrivere sulla pagina bianca della nostra esistenza, ecco, con fiducia. E purtroppo gli strafalcioni bisogna metterli in conto. Sappiamo che c'è un sacramento, che è il sacramento della penitenza, che su ogni strafalcione ci mette un tappo, quindi un sigillo con scritto sopra misericordia, ecco. E poi abbiamo la possibilità, ogni tanto è bene rinnovare questo esercizio, no? Di rifare i nostri atti nella divina volontà, quindi entrare nella divina volontà, dice, che ho fatto l'altro giorno, combinato il suo guaio, bene, mi unisco a quello che Gesù ha fatto per me. In quella circostanza io purtroppo per la mia debolezza non l'ho fatto. Gesù l'ha fatto per me, dato che si è preso un no in quella circostanza temporale, gli do un sì a posteriori, quindi facendo mio quell'atto e chiedendo anche per la potenza di quell'atto che per quanto possibile siano neutralizzate le conseguenze non positive di quella mia risposta inadeguata. Quindi anche su questo concludiamo la meditazione come siamo partiti. Pazienza, perché il processo di santificazione non è cosa né di un'ora né di un giorno, ecco. È un processo lungo, ecco perché la perseveranza è così importante. E mai abbattersi, abbiamo sentito, mai scoraggiarsi, sempre rinnovare il nostro cammino, ecco, con fiducia, costanza, perseveranza e soprattutto lungimiranza. Saper guardare come i macroeconomisti al lungo periodo. A lungo periodo, non al breve periodo, e mettendo in conto anche qualche inevitabile capitombolo che si può verificare nel nostro cammino.
La pazienza ci porta in cielo. O Santa Vergine Maria, abbiamo cominciato la meditazione, ecco, ricordando queste tue parole, e ti chiediamo di aiutarci, ecco, a vivere e a coltivare questa importantissima virtù, e anche per accogliere con amore tutte le croci, le mortificazioni, queste fonti battesimali necessari alla nostra umanità, perché muoia l'uomo vecchio, ecco, e muoia la volontà umana e possa vivere la volontà divina in noi. E aiutaci, ecco, nel nostro cammino di vita in te e in Gesù, che ci porta a prendere i vostri tratti, ecco, soprattutto quello dominante, che è l'amore in forma universale e percepibile da parte delle persone che ci sono intorno. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.